Gianfranco Giuliante, commissario della Lega per la provincia di Pescara e responsabile regionale dei dipartimenti della Lega. Dunque, all'indomani delle elezioni, le preferenze accordate dagli abruzzesi alla Lega parlano del partito appunto della Lega come il primo in Abruzzo. Il prossimo appuntamento per le elezioni sarà quello di maggio per rieleggere le cariche di governo della città di Pescara. Come si sta organizzando in tal senso la Lega, visto che lo stesso Matteo Salvini ha detto che il sindaco di Pescara sarà della Lega? La Lega è diventato il primo partito in Abruzzo, ma che soprattutto ha dimostrato di poter avere un risultato omogeneo su tutte quante le province. A Pescara c'è stato un risultato eccezionale col 28%, oltre a Pescara si voterà anche a Montesilvano a maggio, quindi sono due appuntamenti assolutamente di prim'ordine che insieme alle europee determineranno il nuovo quadro sia della classe dirigente a livello locale per governare le città e avrà un'importanza fondamentale per quello che ci riguarda anche per quello che sarà il quadro delle europee. Tra i consiglieri più votati c'è stato D'Incecco. Avete già in mente qualche figura che potrà ambire alla carica di primo cittadino pescarese? È possibile magari che arrivi anche qualche candidato esterno per il comune di Pescara, un po' come Marsilio? Salvini ha ripetuto ieri che lui tiene molto all'autonomia dei territori e ha delegato alla classe dirigente abruzzese la scelta dei candidati nei diversi segmenti, anche perché parliamo di elezioni amministrative dove il rapporto con le città è essenziale. Il fatto che sia un candidato della Lega non vuol dire che non ci si possa rivolgere complessivamente alla società civile, ma ciò non esclude che con una classe dirigente come quella che abbiamo messo in campo e che ha sbaragliato tutto avversari non sia un candidato di marca leghista in senso stretto.